Buongiorno, oggi vi propongo Dall'arte di comunicare di Cicerone, La forza della parola. Oscar Mondadori, questa edizione è la prima del 2007. Non c'è nulla di più nobile che riuscire a catturare l'attenzione delle persone con la parola, indirizzare le loro opinioni, distoglierle da ciò che riteniamo sbagliato e condurle verso ciò che apprezziamo. Questa è l'unica dote che presso tutti i popoli liberi e soprattutto negli stati governati in pace ed equilibrio ha sempre ottenuto riconoscimento e valore. Che cos'è infatti più ammirevole di un uomo il quale, distinguendosi dall'infinita moltitudine, riesca ad esprimersi perfettamente e realizzi così qualcosa che per natura sarebbe concesso a tutti. Cosa c'è di più piacevole da apprendere e da ascoltare di un discorso elegante, fondato su saggi concetti ed espressioni appropriate? Cosa c'è di tanto grande e potente quanto il fatto che le emozioni del popolo, i dubbi dei giudici, il rigore delle istituzioni vengano modificati dal discorso di un singolo uomo? Quale azione dimostra altrettanta nobiltà o disponibilità o generosità quanto il potere, il portare aiuto a chi ne ha bisogno, consolare chi soffre, salvare una vita umana, liberarla dai pericoli o garantirle la sua integrità per mezzo delle parole? Anche se all'arte della comunicazione non si concede il titolo di scienza, tuttavia non c'è nulla di più nobile di un perfetto oratore. Infatti, tralasciando la funzione della parola, che in ogni società libera e pacifica esercita un ruolo fondamentale, vi è un tale piacere nella stessa abilità di espressione che niente di più gradevole può essere percepito dalle orecchie e dalle menti delle persone. Quale canto si può trovare più dolce di un discorso armonioso? Quale poesia più riuscita di una sequenza di parole perfettamente ordinata? Quale attore più efficace nell'imitare la realtà di un oratore che affronta direttamente la realtà? E che cosa c'è di più acuto di una serie di pensieri profondi collegati tra loro in un ragionamento? Che cosa di più mirabile di un argomento illuminato dallo splendore delle parole? Che cosa di più completo di un discorso in cui sono raccolte cognizioni su ogni genere di temi? Non c'è tema degno d'esposizione solenne ed elegante che non possa essere trattata da un vero oratore. C'è un aspetto del comunicare che è, per così dire, l'eloquenza del corpo e si serve della voce e dei gesti. I mutamenti della voce sono tanti quanti quelli dell'animo, i quali a loro volta sono molto sensibili alla voce. Così un abile oratore adotterà un determinato tono di voce a seconda dell'impressione che vorrà dare e dell'emozione che vorrà suscitare nel suo uditorio. Per quanto riguarda i gesti, essi sono strettamente congiunti con l'espressione del volto. Quanto sia importante questo aspetto della comunicazione non sarà mai detto abbastanza. Persone pressoché incapaci di esprimersi correttamente spesso hanno raggiunto ottimi risultati nel campo dell'eloquenza grazie alla loro abilità nel modo di esporsi. Laddove altri, straordinariamente eloquenti, sono stati ritenuti pessimi parlatori proprio per l'incapacità di gestire l'espressione. Per suscitare commozione, o pietà, ostilità o rabbia nei destinatari del nostro discorso, bisogna essere mossi dalle medesime emozioni,
alle quali li si vuole indurre. Non è facile far adirare, ad esempio, coloro che ascoltano se non emerge che tu stesso provi una forza per quel sentimento. Né potrai accendere la rabbia verso chi vuoi tu se non apparirà che tu per primo sei infiammato dall'odio. Allo stesso modo non potrà essere mossa in nessuno la pietà se con le tue parole, con i tuoi pensieri, con la voce, l'espressione del volto e persino con le lacrime non avrai dato prova del tuo dolore. Come infatti non esiste alcun materiale così infiammabile da poter bruciare anche se non gli viene avvicinato il fuoco, così non c'è niente tanto influenzabile che possa essere indotta a un sentimento senza il contatto diretto con chi quel sentimento prova, in modo intenso e visivo. Non deve sembrare esagerato o incredibile che un uomo possa provare tante volte ira e dolore e possa essere così spesso commosso per giunta da fatti che forse non lo riguardano personalmente. La forza dei pensieri e degli argomenti che si affrontano nel discorso è tale da escludere la menzogna e la simulazione. La natura stessa di un discorso che viene intrapreso per commuovere gli animi altrui commuove effettivamente chi parla, più e prima ancora di chi ascolta. Spero abbiate gradito.